È la 44esima edizione, abbiamo degli americani, abbiamo anche un armeno. Da come si presenta il tempo dovrebbe essere un'edizione interessantissima. Sono 140 piazzole coperte, e alcuni fanno delle opere molto grandi, e siamo in una condizione, diciamo, quasi ideale. Speriamo che il tempo ci aiuti ancora, ma sembra di sì, in modo tale che poi possiamo vederle finite le opere, non come è successo l'anno scorso, che sul più bello è piovuto. Adesso la giuria è già in campo per giudicare e ci sarà anche la premiazione di un concorso che facciamo in gemellaggio con altre 8 proloco della zona del Garda, e anche lì abbiamo collaborato, i nostri madonnari sono andati e questa sera premieremo anche quel vincitore lì. Il presidente della giuria è Peter Asman e lui è molto incuriosito, non ha mai partecipato, quindi per lui è una novità assoluta e secondo noi sarà una cosa che lo colpirà molto. Quest'anno si stanno esibendo proprio al meglio i madonnari, ecco. Questa festa così bella è una festa che apre il cuore alla speranza e ci coinvolge tutti, perché questa speranza deve essere compiuta, non così, non arriva giù dal cielo. Dobbiamo metterci noi a rendere questa vita vivibile per noi stessi, per i nostri figli, per i nostri nipoti e per tutti coloro che adesso non l'hanno così vivibile e così facile. Una bellissima giornata, ricca di tradizione, ricca di tanto amore, di 140 artisti che stanno dipingendo con la loro creatività, la loro arte, messaggi positivi, messaggi di ottimismo per la nostra società e il nostro mondo. Bellissima giornata, tanta esposizione, quindi nuovo mercato con tanti espositori, tante nuove realtà, e quindi vi aspettiamo, le grazie. Mi sento molto onorato di essere presidente quest'anno così speciale per tutto il territorio di Mantova e sono più che impressionato di questa atmosfera qua. Prima naturalmente questo grande folla di gente che si interessa, che non solo viene qua per guardare un po', per mangiare il cotechino, ma anche per discutere, per fare un po' la giuria anche se stessa, quindi questo mi pare così importante come atmosfera. Poi ovviamente si vede che qui c'è un incontro dei madonnari internazionali, quindi parliamo della gente che è venuto, io ho visto anche dall'Argentina, quindi non parliamo solo dell'Europa ma anche proprio a livello internazionale. Poi c'è questo compito artistico così difficile, da un parte trovare un tono direi religioso del tutto, ma dall'altra parte ovviamente un tono creativo, una qualità artistica che vale la pena discutere, che non è solo una copia ma ci mette anche, diciamo, un pennello individuale, quindi per noi come giuria è proprio una sfida. Non solo il caldo, ma il caldo intenso del lavoro artistico.